Ben ritrovati sul canale Gendo Presente, un blog di considerazioni Nando e Nendo. Dopo avervi parlato del libro della giungla, come promesso, seconda recensione di un film in uscita questa settimana, film straconsigliatissimo, Mistress America di Noah Baumbach. L'intento è ovviamente quello di spingervi a precipitarvi al cinema a vederlo. Il problema è che se non vivete all'ombra della mole antonelliana potrebbe essere più difficile del previsto. Infatti stavolta la distribuzione di Mistress America consta di ben due sale. Per fortuna però viviamo in un'epoca in cui è abbastanza semplice riuscire a trovare metodi alternativi per recuperare un film la cui distribuzione lascia un po' a desiderare nella penisola. E credetemi, se c'è un film che si merita il discreto sbattimento necessario per riuscire a metterci le mani sopra, quello è Mistress America. I più attenti o i più affezionati visori del canale ricorderanno che a un certo punto vi ho parlato della Criterion Collection. Storia lunga breve è una collana strafiga di film che escono in un video, in Blu-ray o in DVD, che è creata in modo da raccogliere quello che secondo i suoi curatori è il meglio del cinema mondiale, ovvero film molto per cinefili, film autoriali ma comunque veramente belli. Un altro comune denominatore della collana però è il selezionare film un po' hipsteria portami via, e un perfetto esempio di questo genere sono in generale tutti i film di Noah Baumbach. Uno dei film precedenti di Noah Baumbach, che si intitola Frances Ha, che è stupendo, è finito proprio in Criterion Collection ed è ad oggi il miglior prodotto della collaborazione del regista e sceneggiatore newyorkese con la sua compagna, co-sceneggiatrice e attrice Greta Gerwig, che è protagonista anche di questo Mistress America. Il sunto è: Mistress America è bello, ve ne parlerò in questa recensione, ma la priorità assoluta è vedere Frances Ha. Se avete tra i 20 e i 40 anni, attenzione, perché è micidialmente bello, ma vi metterà addosso un'ansia esistenziale, un panico, per cui poi dovrete rimanere in posizione fetale per delle ore piangendo e chiedendo a Greta Gerwig di salvarvi. Mentre in Frances Ha seguivamo la goffa e tutta cuore Frances alla ricerca del suo posto nella vita, nel mondo lavorativo e a New York, in Mistress America troviamo due figure. Tutto il film ruota attorno appunto a questa Mistress America, che si chiama Brooke, è una trentenne ed è praticamente un vulcano. È la creatività al massimo grado, in entrambi i sensi, positivi e negativi. Brooke è geniale, partorisce 20 idee al secondo, è cool, figa e affascinante oltre ogni dire, senza neppure volerlo. Però questa sua incredibile energia creativa, in un certo senso, per continuare a creare, continua a distruggere. Man mano che però il film prosegue nel ritrarre Brooke, capiamo che oltre a questa sua facciata di newyorkese fatta e finita, che conosce ogni bizzarria della città, e di trentenne che ha provato qualsiasi cosa e che conosce perfettamente il suo posto nel mondo, c'è una persona alla disperata ricerca di un punto fermo nella sua vita. La maledizione di Brooke è di essere tanto geniale da non poter aggrapparsi veramente a nulla di quello che ha creato, nella sua smania di continuare a muoversi, di continuare a creare, di continuare a essere viva e completamente cangiante come la città che la ospita. Il ritratto che fa il film di Brooke è visto attraverso gli occhi di Stacy, una giovane universitaria appena arrivata nella Grande Mela, che si aspettava tutto dalla vita nella metropoli e invece si ritrova in un'improvvisa crisi identitaria e creativa. Lei vorrebbe essere una scrittrice di letteratura con la L maiuscola, si sente una ragazza di belle speranze, però improvvisamente capisce che la concorrenza è feroce e capisce di non essere poi così interessante o come pensava di essere, e trova gli stimoli per amare la città e il posto nuovo che deve imparare a conoscere attraverso Brooke, per cui inizialmente prova quello che si può quasi configurare come un vero e proprio innamoramento, una sbandata. Il rapporto tra le due in realtà è molto minato dai 10 anni di differenza più o meno che intercorrono tra Brooke e Stacy. Perché? Perché l'una desidera disperatamente quello che è l'altra. Per tutto il film Brooke continua a dire che non c'è tanta differenza tra le due, ma in realtà la differenza è abissale, perché dalla parte in cui è seduta Brooke
c'è profondissima invidia e disperazione per non aver più la possibilità come stessi di avere tutte le scelte davanti a sé e tutto il tempo per compierle e decidere quale strada prendere. E invece la spaesata Stacy trova estremamente affascinante la risolutezza e l'apparente decisione con cui Brooke sembra scegliere le sue strade nella vita, anche se poi bastano pochi minuti di film per capire che di fondo Brooke non ha scelto. Fa 100.000 lavori e nessuno, ha tantissime relazioni, ma nessuna veramente importante, e un rapporto piuttosto complicato con l'idea di futuro. Mistress America è quindi un film che nasce, cresce e muore tutto intorno al ritratto di un personaggio estremamente sfaccettato e molto, molto particolare, di cui subiamo la fascinazione non solo quando inizialmente ci appare perfetto e cool, ma anche e forse soprattutto quando ne notiamo l'irresistibile forza verso il continuo fallimento. Sappiamo che fallirà, capiamo che di fondo il suo atteggiamento, che ci sembra geniale, è anche forse molto superficiale, sicuramente estremamente narcisista, ma non riusciamo a smettere di provare fascinazione per lei. Se il precedente Frances Ha si rifaceva alla Nouvelle Vague francese, qui il riferimento culturale, che ho dovuto cercare tranquilli perché neanche io l'avevo colto, è la commedia americana di un certo grado intellettuale degli anni 30 e 40 che aveva come setting il Connecticut. Quando il film si trasferisce nel Connecticut, forse perde un po' di quel brio, di quella naturalezza che lo rende meno un'operazione tutto cuore, come era Frances Ha, e lo rende più un'operazione macchinosa e a tratti artificiosa. Anche nella seconda parte, un po' più sbiadita, il film si salva grazie ai dialoghi, alle situazioni apparentemente superficiali che racconta, che invece colgono con estrema e quasi crudele precisione la superficialità dei suoi protagonisti, che invece si credono piuttosto profondi nei loro drammi e nelle loro riflessioni. Per come sono configurati i dialoghi e per le tematiche della storia, è un film che potrebbe quasi essere definito generazionale, sicuramente visto da un target, diciamo, tra i 20 e i 40, mette addosso un'ansia esistenziale. L'amore per Greta Gerwig mio, di Noam Baumbach e di tutti i cinefili un po' hipster del mondo è conclamato. Ma occhio, perché in questo film Lola Kirke è decisamente alla sua altezza, impresa per nulla semplice. Quindi, se amate le atmosfere della Grande Mela e di una certa intelligenza newyorkese, se non detestate il cinema indipendente statunitense, per dire zona Sundance, senza però mai essere così di fondo perbenista, Mistress America potrebbe essere una scoperta veramente stupenda. Io vi consiglio di darci veramente un'occhiata. Occhio che però, se siete in una delle generazioni ritratte del film, rischia di essere anche un'esperienza un poco angosciante e dolorosa, perché se c'è una cosa che il film riesce a fare è farti capire quanto gli atteggiamenti superficiali che sta delimitando in maniera precisa nei suoi protagonisti di fondo appartengano anche a te. Ansia a pacchi. Ci ritroviamo settimana prossima per il Cine Riassuntone settimanale e per altre recensioni di film, libri e serie TV.